Qualcuno una volta mi ha detto che questo è un paese libero. Ma ti rendi conto delle cose che dici? Adesso mi hai rotto con le stronzate. Non importa quanti uomini io abbia ucciso. L'importante è che vada d'accordo con quelli che sono ancora vivi. Non si fa casino a quest'ora. E niente male. Un tantino estremo. Va bene. Citando Forrest Gump, la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quale ti toccherà veramente, e sicuramente non ne è toccato uno molto buono a Bruce Willis. L'attore continua a destare preoccupazione data la sua malattia diagnosticata nel 2022, ovvero la demenza frontotemporale. Ebbene, oggi vi parlerò un po' della sua malattia, quindi ciao a tutti, sono Captain Nerd e bentrovati su Chuck Reazioni. Prima di arrivare a questa disastrosa notizia, farò un preambolo di ciò che era la vita, di ciò che è la vita di questo attore. Lui infatti nasce nel 1955 a Idar-Oberstein, in Germania. E diciamo che nella sua vita lui decide di dirigersi verso la carriera d'attore già abbastanza giovane. I suoi primi film iniziano ad arrivare negli anni 80, fino ad arrivare nell'88, dove ebbe il suo vero primo successo con il film Trappola di cristallo. Da qui in avanti poi c'è tutta una escalation di film che lo renderanno sempre più popolari. Sto parlando di Il sesto senso, Unbreakable, Il predestinato, Pulp Fiction, Il quinto elemento, Armageddon, Giudizio finale, Hostage. Però in ogni caso le saghe che lo rendono più famoso sono quella di Die Hard, di cui ebbe più di un film. L'ultimo purtroppo non ha fatto neanche successo, e i due film recenti di Red 1 e Red 2. Se non altro, lui ha partecipato a una miriade di film, quindi elencarli tutti sarebbe veramente impossibile, però comunque questi sono quelli che l'hanno reso un pochino più famoso. Aggiungerei anche Glass e Split, I mercenari, dove compare insieme a una valanga di super attoroni, tra cui Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, tantissimi altri. Quindi diciamo che lui entrò nella lista di quegli attori degli anni 80-90 che facevano tutti i film di picchiaduro, avventura, fantascienza e thriller. E diciamo che se la cavava anche molto bene. Arrivati verso il 2021, l'attore iniziò a non sentirsi molto bene e difatti il dottore gli diagnosticò la demenza frontotemporale. Per chi non sapesse cosa fosse, si tratta di una forma di demenza più comune nelle persone di età inferiori ai 60 anni. Le capacità di pianificazione, progettazione e linguaggio vengono colpite lentamente, fino a causare una completa perdita di autonomia della persona. Difatti, il povero attore non riesce neppure a riconoscere la madre, quindi potete immaginare quanto sia molto disastrosa la faccenda, soprattutto da parte dei parenti. Di certo non è la migliore delle notizie, però comunque tutta la famiglia ha dovuto farsi una ragione e dichiararlo nel 2022. Difatti questa forma di demenza si chiama afasia, che viene definita come una sindrome che rende difficile la parola e la comprensione del linguaggio. Data questa sua malattia incombente, il nostro Bruce non ha fatto altro che fare film come se non ci fosse un domani negli ultimi 2 anni. E difatti tra il 2021 e il 2022 ha recitato in ben 8 film, dei quali vi è anche una trilogia che è Detective Knight, dove lo ritroveremo per l'ultima volta prima del suo ritiro. Di certo questa non è stata la migliore delle notizie che noi fan possiamo trovare sul web, anche perché è sempre stato un attore molto amato dal pubblico, no? È uno dei top degli anni 80-90, quindi per le persone che guardavano film di quel genere, in quel periodo, diciamo che è stata un po' una batosta. Quindi ragazzi, non so cosa pensare, spero veramente che questa cosa vada a buon fine, anche se, dato il tipo di malattia, non so veramente cosa pensare. Non ci resta che aspettare nuove notizie che escano sul web e sperare che non deteriorino la sua situazione. Quindi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, seguiteci sui social, mettete like, attivate la campanellina. Troverete comunque tutti i link qua sotto in descrizione. E da Captain Nerd qui oggi è tutto. E noi ci rivedremo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.